Oggi ti mostro un gioco con cui stupire amici, parenti, zii, nonni, ma soprattutto gabbiani. Mescola il mazzo di carte di fronte allo spettatore più e più volte, puoi anche fare un bel taglio acrobatico in questa maniera, e poi di allo spettatore che dovrà dirti stop in un punto qualsiasi mentre tu metterai giù questi tre mazzetti. Può anche non fermarti per forza all'ultimo mazzetto, può fermarti anche in mezzo o anche qua. È uguale, scelta casuale. Facciamo stop? Queste le lasci un attimo qui e ti serviranno dopo. Ora, prendi queste carte, le mescoli un po' sopra e un po' sotto, è uguale. Stessa cosa con il secondo mazzetto, mescoli un po' sopra e un po' sotto, è uguale. Puoi anche fare un paio di tagli in questa maniera, tanto devi disperdere casualmente queste carte. Puoi anche fare un piccolo miscuglio francese in questo modo e lasciare il mazzo qui. Ora, prenderai un attimo questo mazzo, farai un piccolo taglio acrobatico e farai vedere che avrai un asso. Qui il secondo asso, qui il terzo asso e qui il quarto asso. Ma come diavolo fatto? Te lo spiego subito. Per fare questo gioco devi prendere tre assi e metterli in cima al mazzo, l'ultimo asso in fondo. Sei pronto per cominciare? Mescoli il mazzo di carte come preferisci. Ad esempio, io ho eseguito questo faro non toccando l'ultima carta e non toccando le prime tre. Ok? In questo modo rimarrà sempre un asso in fondo e sempre i tre assi in cima. Ma puoi anche fare, se hai un po' di abilità, puoi anche fare così. Fai scorrere prima l'asso e poi mescoli non toccando le ultime tre in alto. Ok, sei pronto per cominciare. Oppure puoi fare anche come ho fatto io, dei tagli, basta che non cambi mai l'ordine delle carte. Perfetto, ci siamo. Una volta che hai fatto questo, le prime tre carte andranno a finire proprio sotto ai tre mazzetti. Vai avanti, ti fai dire stop in un punto qualsiasi, tanto ovunque ti fermi rimarranno sempre tre assi in fondo, tipo qua o qua, è uguale. Distendi le carte oppure lasci qua il mazzo, l'ultimo asso è già qua sotto, lo lasci qui, ok? Ora devi prenderlo in giro, tu sai che l'asso è l'ultima, devi mescolare tenendo sempre in mente qual è l'asso, un po' sopra, un po' sotto, un po' sopra, un po' sotto, lasci l'ultima carta, eccola qua in cima, sempre asso. Metti qua. Stessa cosa ho fatto con il secondo, puoi mescolare più volte, poi ho messo l'asso in cima, taglio, lascio qua, riprendo le carte senza, vedi, lascio lo spazio, senza cambiare e lascio di nuovo l'asso in cima, in questa maniera. Quindi taglio. Ma tengo il segno con il pollice, ritaglio e ho lasciato l'asso in cima. Stessa cosa con l'ultimo. Io so che sempre sotto c'è l'asso. Faccio un miscuglio francese, porto soltanto l'ultimo in fondo e ho fatto già l'ultimo magheggio. Quindi, ma sì, dai, eccolo qua, vedi? Ultimo mazzo, faccio anche un bel miscuglio così. E voilà, ho già messo l'asso dove mi serve. È finito il gioco. Qua hai l'asso, ok? Fai altri miscugli come vuoi, lasci sempre l'ultima che è l'asso, oppure lo porti in cima anche se vuoi, come ho fatto col miscuglio, ok? Puoi fare quello che vuoi. Se lasci l'asso in fondo, fai un finto taglio, l'asso rimane sempre in fondo, giri e hai finito il gioco. Sei riuscito in questo miracolo degli assi. Assi? Assolutamente. Assorrata, eh? Se ti è piaciuto questo gioco, mi raccomando, scrivimelo tra i commenti, condividi il video con qualche amico magico, seguimi se ti piace la magia e non perderti mai un gioco magico.